Ahmed aveva 15 anni quando ha deciso di lasciare l'Egitto per approdare in Europa, dove i suoi fratelli sono già sbarcati da un po'. Per convincere i trafficanti a farlo salire su un barcone servivano migliaia di euro. Lui non li aveva. Alla fine ha ottenuto un passaggio gratuito in cambio di supporto agli altri viaggiatori. Arrivato in Sicilia, Ahmed è stato arrestato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Ora sta pagando il debito con la legge italiana. Gabriele fatica a trovare la sua strada. Ha 18 anni e vive con la sua famiglia vicino Catania. Non si droga, non è un delinquente, ma la sua irrequietezza da adolescente lo ha portato ad abbandonare la scuola e non capisce cosa fare nella vita. Ahmed è a Ragusa, Gabriele a Catania. Con un gruppo di coetanei africani, asiatici e italiani stanno imparando un mestiere. Alla fine del loro percorso troveranno un'opportunità di lavoro per ricominciare e una famiglia in Italia pronta a sostenerli in questo percorso. Tutto questo è fare sistema oltre l'accoglienza.